nel Salernitano è il giorno della conta dei danni. Dopo la frana che ha colpito e invaso diverse strade tra i comuni di Buccino e San Gregorio Magno, i vigili del fuoco e la protezione civile, che da più di 24 ore lavorano per i soccorsi, continuano la loro opera per mettere in sicurezza l'intera zona e liberare le ultime case dal fango e dall'acqua. Auto ed abitazioni sono state investite dalla colata di acqua e detriti senza causare, fortunatamente, vittime o feriti. Un automobilista è stato salvato dai vigili del fuoco e dai carabinieri dopo che la sua auto è stata trascinata dal fango, ma non è escluso che altre persone siano rimaste bloccate nei loro veicoli. In via precauzionale, in tarda serata, i caschi rossi hanno fatto allontanare circa 200 persone che occupano le case che si trovano alle pendici della collina. Il problema dell'abusivismo edilizio e della mancata sicurezza ambientale fa cadere una nuova ombra sulla Campania. Alla prima pioggia autunnale il primo disastro e vigili del fuoco e protezione civile continuano il loro lavoro con gli occhi puntati verso il cielo.